aveva chiesto di stare vicino al suo bambino, un maschietto di 3 giorni. Aveva iniziato ad allattarlo, ma poi si era addormentata. Nessuno si è accorto che nell'addormentarsi lo ha schiacciato. Il neonato è morto. Ha dei risvolti terribili la tragedia che viene da Roma e che risale alla notte tra il 7 e l'8 gennaio. Tutto accaduto nel reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo, con i PM che hanno disposto l'autopsia. Nell'indagine la madre, 30 anni, è la parte offesa. Il suo bambino non doveva rimanere tra le sue braccia, anzi qualcuno dell'ospedale doveva riportarlo in culla dopo l'allattamento, secondo il protocollo. Il motivo è il co-sleeping, una delle principali cause di morte dei neonati, un gesto d'amore che però a volte si rivela fatale. Nell'area di Los Angeles, al Monterey Park, almeno 9 persone sono rimaste uccise e diverse ferite in una sparatoria avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale, le 7 italiane, e la polizia è intervenuta poco dopo. Ad aprire il fuoco con un fucile mitragliatore è stato un uomo che aveva con sé diversi caricatori e ha continuato a sparare per molto tempo. Il killer, come riferito dalla polizia, è in fuga. Ancora nessuna informazione sul movente. Secondo il Los Angeles Times, decine di migliaia di persone si erano radunate per l'inizio di un festival di 2 giorni, uno dei più grandi eventi del Capodanno lunare nella regione. La grana benzinaia risolvere, no? Visti l'incontro, la conferenza stampa che hanno fatto, parlano di una fiducia che è venuta meno nei confronti del governo. La mediazione, perché non è, c'è qualcosa che non ha funzionato, no? Ma il dialogo con tutti i sindacati, le categorie è sempre aperto. Non ne abbiamo fatto mistero, per noi i cosiddetti corpi intermedi sono interlocutori obbligatori, non ci siamo mai iscritti a quella parte della politica italiana che ha tentato di colpevolizzarli. Sulla questione dei carburanti si è fatta molta demagogia e quindi inevitabilmente qualcuno ci è rimasto male, ma insomma ci sono tutti gli argomenti e tutto lo spazio per poter ricucire e salvaguardare l'azione del governo senza mortificare nessuno. Chiedete la revoca dello sciopero? Non ho capito. Chiedete la revoca dello sciopero dei benzinai? Lo fa il governo. Dietro il ritrovamento di uno dei covi di Matteo Messina Denaro, covo in cui gli inquirenti potrebbero trovare prove decisive nella lotta alla mafia, c'è un cittadino, un uomo semplice che alle autorità ha suggerito quale potesse essere uno dei luoghi in cui il superboss latitante da 30 anni si nascondeva e che poteva contenere pizzini e altri oggetti interessanti per i PM di Palermo. Ma ora quell'eroe, dopo aver aiutato lo Stato, ha paura e non vuole assolutamente apparire. Era una questione di coscienza, non potevo far finta di niente, era il mio dovere. Sì, dovere, non voglio infatti passare per eroe, ma non voglio neppure che si sappia chi sono. Le sue parole, d'altronde Cosa Nostra nella sua storia ha sempre dimostrato di punire pesantemente chi aiuta le indagini. Un problema non solo per la salute dei cittadini, ma anche per le casse del Servizio Sanitario Nazionale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci ha definito il fumo, che provocherebbe tumori per i quali il costo annuale delle cure rappresenta il doppio rispetto agli incassi dalle accise sul tabacco. Stiamo verificando quale sia lo strumento più idoneo per intensificare i divieti, anche all'aperto, ha confermato il ministro. Inutile mettere più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale se poi i malati colpiti da grandi patologie aumentano e con loro i costi delle cure. E la stretta riguarderà anche le sigarette elettroniche, su cui si sta meditando di intervenire. Siamo in attesa di evidenze sui prodotti senza combustione. Non ci sono prove che siano meno nocivi, ha ribadito il ministro della Salute.